ostetrica e acupuntore. Quando hai deciso di voler diventare ostetrica e perché? Da bambina e ho sempre detto che volevo far nascere i bimbi. Circa 20 anni fa, ma non sapevo cosa mi aspettava. Noir. Da quanto tempo lavori in clinica Sant'Anna? 13 anni e un giorno. 16 anni. L'aspetto più bello del tuo lavoro? Vivere la gioia della nascita. Quando nasce un bambino va tutto bene. L'aspetto più difficile del tuo lavoro? Lasciare a casa il mio bimbo che inizia a camminare senza di me. Lasciare la famiglia durante le teste. Descrivi il tuo lavoro in 3 parole. Attesa, magia, luce. Energia, passione, sacrificio. Un episodio successo durante il lavoro che non dimenticherai mai? Il mio parto, perché lavoravo anche lì. Il suo parto? No, scherzo. Una mamma dopo un tumore al seno è nato il bambino e mi ha detto: hai visto perché dovevo vivere? La domanda più frequente delle mamme. Quanto manca? Quanto manca? La domanda più frequente dei papà. Manca tanto? Quanto manca? L'insulto più comune delle mamme e papà? Per stare easy? Stai zitto, non capisci niente. Cose che il papà non deve mai dire alla mamma in sala parto. Tutto bene, amore, passerà. Tranquilla, amore, manca poco. Quanti papà soccorsi in sala parto? Un paio. Solo uno. Persone da evitare in sala parto? Tantissime. Possiamo passare? Travaglio più lungo? Non ve lo dico. Quello delle amiche dove ci metti il cuore. E quello più veloce? Mi chiama la mamma al telefono e mi dice: ho contrazioni. È nato il bambino. Preso davanti alla porta. I bambini nascono sotto i cavoli o li porta la cicogna? Sotto i cavoli. Cicogna.